Salve a tutti amici, bentornati sul canale. Oggi si parte da Losanna e si va a Ginevra. Lì andremo a visitare il Museo della Croce Rossa. Buona visione! Buongiorno e siamo arrivati a Ginevra. Prima cosa, caffè. Le croissant. Niente, se famo solo un cappuccino. Non so, ma io ho proprio un'avversità verso il pullman. Pensate, a Coira non l'ho ancora mai preso. Il fatto che non metto una colonna sonora, che non metto una musica in questi video, è per il fatto che voglio lasciare i suoni, i rumori di sottofondo per permettere a questi miei video di essere più autentici possibili. Che ne pensate? Bella sta cosa del biglietto giornaliero gratuito per tutti i mezzi, anche se a me piace molto camminare, per esempio per arrivare qui ci avrei messo mezz'ora, quindi è comodo il pullman, lo ammetto. Questo perché con la prenotazione dell'albergo ho ricevuto tramite mail di nuovo un biglietto giornaliero per i mezzi. Allora, per un infermiere c'è un'istituzione che è molto importante, cioè molto pesante, ancor di più per gli infermieri stranieri che vengono a lavorare in Svizzera, perché il riconoscimento è dato da loro. Dove ci troviamo? Vabbè, l'avete già capito. Al Museo Internazionale della Croce Rossa o della Luna Rossa di Ginevra. Non solo, è anche sede del Comitato Internazionale della Croce Rossa. E voglio ricordare che la Croce Rossa è svizzera. L'unico problema è che apre alle 10. Che dall'esterno sembra un po' una di quelle strutture psichiatriche di una volta. Sembra un po' un ospedale, eh? E di fronte c'è la sede dell'ONU. Bello. Sono quasi emozionato, comunque c'è da aspettare ancora 20 minuti, poi aprono e è freschetto. Questo tizio è Henri Dunant, è stato un umanista, imprenditore e filantropo svizzero, premio Nobel per la pace nel 1901, il primo anno in cui venne assegnato tale riconoscimento per aver, indovinate, fondato la Croce Rossa. Henri, passando per Castiglione delle Stiviere, fu sconvolto alla vista dei feriti provenienti dal campo di battaglia di Solferino, che ricevevano le prime cure dalla popolazione, e qui maturò l'idea di creare un corpo di volontari che assistesse tutti i feriti in battaglia senza distinzione di nazionalità. Qui nacque la Croce Rossa. E siamo nel 1863 e quello che per noi è una Croce Rossa, per altri è un altro simbolo. Infatti il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa si riconosce dai suoi tre emblemi: la Croce Rossa, la Mezzaluna Rossa e il Cristallo Rosso. Questi simboli hanno il compito importante, in caso di guerre o di conflitti armati, proteggono il personale sanitario civile e militare, il personale e il materiale umanitario, gli ospedali e le ambulanze. Imitare questi simboli di protezione o utilizzarli senza consenso è considerato un abuso. La Croce Rossa corrisponde alla bandiera svizzera con i colori invertiti, è uno dei suoi simboli più conosciuti e affidabili al mondo. E per chi se lo stesse chiedendo, il cristallo rosso è il nuovo emblema che è stato addizionato al Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che è entrata in vigore nel 2007. Il simbolo rosso su campo bianco è un'alternativa alla croce e alla Mezzaluna Rossa e dovrebbe offrire protezione alle persone che portano aiuto in queste aree di conflitto che non vogliono utilizzare i simboli esistenti. Libero da ogni connotazione nazionale, politica o religiosa, il nuovo emblema ha già consentito l'adesione nel movimento delle società di soccorso israeliana e palestinese. Ad oggi il movimento comprende 191 nazioni e i suoi componenti sono 80 milioni nel mondo. E questi che finora avete visto sono degli oggetti fatti da decarcerati. Il peggior periodo, il periodo più buio che ha attraversato la Croce Rossa, è la Seconda Guerra Mondiale, dove non ha potuto fare il proprio lavoro, perlomeno non come avrebbe voluto. Questa targa è stata realizzata martellando minuziosamente un pezzo di scatola di ferro verniciata di bianco da un navigatore sovietico prigioniero in Namibia durante la guerra di indipendenza.
Accanto a falce e martello si riconoscono l'emblema del CICR. Al dire il vero, ho anche provato a registrare l'audio dell'audioguida. C'erano dei turisti che facevano baccano. E indovinate di che nazionalità erano? Italiani. E questi che state vedendo sono davvero gli archivi dell'Agenzia Internazionale dei Prigionieri di Guerra, organo istituito dal Comitato Internazionale della Croce Rossa nel 21 agosto del 1914, subito dopo lo scoppio della Grande Guerra. Testimoniano l'immensità delle sofferenze su scala mondiale. Lo scopo di questo organo era di ristabilire i contatti tra i familiari separati dal conflitto, a prescindere che si trattassero di prigionieri di guerra, internati, civili o semplici abitanti delle regioni occupate. 7 milioni di militari furono fatti prigionieri, i civili soppressi dall'avanzata del nemico furono internati in massa e milioni di persone subirono l'occupazione militare o fuggirono dalle zone di combattimento o dai territori occupati. Questi archivi illustrano gli sforzi del Comitato Internazionale della Croce Rossa per rendere in generale più umane le condizioni di prigionia e permettono anche di seguire la sorte individuale di 2 milioni di vittime provenienti da tutti i continenti. Riflettono il carattere mondiale della guerra del 14-18, con 14 schedari nazionali che includono anche i soldati provenienti dalle colonie di oltremare e dalle province europee degli imperi tedesco, austriaco, ungarico e russo. Vi potete immaginare come questo materiale abbia richiesto importanti lavori di restauro. Durante i conflitti del XX secolo, il CICR continua a svolgere questa attività utilizzando nuove tecnologie. Poter toccare con mano questi schedari è un qualcosa di veramente forte. La Croce Rossa funziona su base volontaria. Da parte mia posso consigliarvi di avvicinarvi a un qualsiasi ente, che può essere la Croce Rossa, che può essere una Fratellanza Popolare, che può essere una Misericordia, ma di fare qualcosa anche in questo ambito. Io personalmente sono diventato infermiere dopo aver fatto il servizio civile da volontario a Firenze, nello specifico a San Donnino, e essermi innamorato di questo mestiere, di questo mondo. Fare il volontario, dedicare del tempo, delle energie per gli altri, ci arricchisce molto. Se date uno, ricevete due. Simboli nei bagni, per non essere discriminanti. Molto bello, molto interessante e molto istruttivo. Speravo un pochino più grande, veramente poco commerciale. Ora ci avviamo verso il centro, però ci facciamo una camminata che devo vedere un paio di cose qui vicino, come per esempio la statua di Gandhi, la sedia rotta. La scultura è dedicata alle vittime delle mine antiuomo e l'assenza di una gamba della sedia simboleggia l'amputazione di un arto dovuta alle vittime di guerra. Anche il posizionamento della scultura ha un valore simbolico, essendo stato posto nelle vicinanze di un'organizzazione internazionale. Anche lui sta vloggando, un po' scomodo però. Aspetto il pullman. Ieri, pur prendendo i mezzi, ho fatto alla fine della giornata 24.000 passi, che equivalgono a 18 km. E il sistema di pullman funziona abbastanza bene. Con una sorta di GPS, qualcosa del genere, si sa quando arriva il pullman di preciso, quindi è una cosa veramente buona. Eccolo. Capitale del multilateralismo, della salute, dell'innovazione. Sono molti ruoli associati a Ginevra. Mi sta piacendo molto e mi accorgo che un giorno è veramente poco per visitarla, per cercare di capirla. Città con un rilevante spessore storico. Ma per tornare sul leggero vi mostro il getto d'acqua. Questa è una fontana che spruzza un getto d'acqua a 140 metri d'altezza. Ho trovato quello che cercavo ieri, sono entrato in un negozio di fotografia, avevano veramente tutto, dalle Leica, gli obiettivi Canon 600 mm e bello bello bello. Ho speso 750 franchi
per migliorare questi video, per migliorare i vlog, quindi mi raccomando, è il momento di lasciare un pollice in su. Adesso però andiamo a mangiare e poi si va in albergo sperando che la stanza è pronta e facciamo questo upgrade, ve lo mostro. Il ristorante Manor, voi sapete, no, io amo mangiare così da sport, però il freddo è veramente antipatico, anche al sole è freddo, quindi ho preferito andare al ristorante, ma comunque si spende la stessa cifra, ho speso 24 franchi e ho mangiato bene, perché era thailandese quello che ho preso, molto buono. C'era tutto, c'era l'italiano, il messicano, così mi piace molto. Molto più simpatico che andare in ristorante, non che abbia niente contro i ristoratori, però così si fa anche più veloce, si prende, si paga, si mangia e si va via. Un po' un fast food, però molto più buono. Questo è il mio albergo, ancora più economico di ieri. E niente, ancora non mi dà la stanza, credo perché l'ho disturbato mentre pranzava. Comunque alle 2:30, 3 posso andare a prendere la stanza. È un peccato il check-in è così tardi, perché poi mi limita. Comunque dai, allora andiamoci a prendere un caffè che dopo pranzo ci sta bene e poi vediamo, dai. Comunque la cattedrale per forza, e forse anche il museo degli orologi, perché ha storia qua, non perché a me mi interessano gli orologi, sapete, non sono mai stato a vedere qualcosa dell'orologio. In Svizzera ci sono i migliori orologi, deriva proprio da un fatto molto carino, storico. Ovvero l'industria orologiera ebbe inizio verso la metà del XVI secolo a Ginevra, quando il riformatore Giovanni Calvino vietò di indossare gioielli. Da quel momento gli orafi e i gioiellieri della regione iniziarono a dedicarsi alla fabbricazione di orologi. Ok, stanza carina, bagno, beh, un po' così, però oggi ho pagato 85 mi pare, una cosa del genere, quindi anche meno di ieri, per dormire va bene. Allora, vediamo se riconoscete la differenza. La prima parte della mia visita a Ginevra è finita. Ragazzi, nel prossimo video vedremo la seconda parte. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un pollice in su. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, per non perdervi i prossimi video. Ci vediamo nei commenti per discutere delle vostre domande e delle vostre curiosità. Vi ringrazio della visione, a presto e ciao! E mi raccomando, voletevi bene.